La strada delle sorelle parodia domenica è in salita, ve lo abbiamo raccontato in questi giorni. Gli ascolti non sorridono a Cristina e a Benedetta, che sono chiamate a grandi sforzi, repentini ed immediati, per evitare che la loro posizione si complichi ancora di più. Ad una critica negativa piuttosto trasversale al programma da parte del pubblico, si era già aggiunto il parere di un ex uomo Rai, Fabrizio Del Noce, che aveva stroncato il programma dopo la prima puntata. Adesso si aggiunge qualcuno che di domenica in se ne intende come Giampiero Bisteccone Galeazzi. Il conduttore telecronista sportivo, che ha regalato momenti televisivi indimenticabili, dalle interviste negli spogliatoi al Napoli di Maradona dopo il primo scudetto ai grandi successi dei fratelli a Bagnale, ha risposto alle domande sul programma delle parodie nel corso della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, non nascondendo un pizzico di nostalgia per le domenica in che furono. Sto vedendo, ma mi si stringe il cuore perché sono passati di là tutti i più bravi e preparati. Galeazzi risparmia alle parodie l'aggressività di Del Noce, ma non è meno severo nel giudizio sul programma. Io faccio gli auguri alle sorelle Parodi, ma mi sembra che siamo un po' lontani. Non è che non mi piacciono, avendo fatto il programma e per molti anni conosco le difficoltà. Il suo consiglio, che è un affondo bello e buono, è tutto legato alla presenza di Barbara D'Urso dall'altra parte. Credo che dovrebbero entrare un po' più sugli ospiti e fare interviste più interessanti, perché ha la concorrenza che colpisce duro, anche con colpi sotto la cintola. La carriera di Giampiero Galeazzi è inevitabilmente legata a quella di Domenica In. Nel 1994 Mara Venier lo volle nel cast della trasmissione di Rai 1, rispolverando il soprannome attribuitogli dalla Jalapas Band di Bisteccone e rendendolo colonna portante di quella stagione. Per 5 anni Galeazzi fu presenza fissa nella trasmissione, oltre a curare lo spazio di 90esimo minuto, appendice dello stesso contenitore domenicale. Tra quelle cui ha preso parte ci sono alcune delle edizioni più fortunate di Domenica In, compresa quella con la Venier, Giletti e Paolo Limiti. Chi se ne frega?